Sì, è stata una mattina di ricordi. Stamattina siamo stati all'archivio di Stato dove abbiamo ricordato la scomparsa di Piero e Filippo che 5 anni fa, per esattezza il 20 settembre del 2018, hanno avuto un incidente sul lavoro che immagino tutti vi ricorderete perché fu una cosa veramente tragica. Con noi c'era il presidente delle ACLI Luigi Scatizzi e abbiamo recitato una preghiera in memoria di questi lavoratori. MCL ed ACLI insieme per ricordare Piero Bruni e Filippo Bagni che persero la vita 5 anni fa all'interno dell'archivio di Stato. Due morti sul lavoro come purtroppo ancora ne accadono. La maggior parte di queste morti sono evitabili proprio dal punto di vista anche statistico. Perché i fatti imponderabili sono pochissimi. Quello che succede è che manca una formazione adeguata sia nelle maestranze sia nei lavoratori, mancano i controlli, lo sappiamo perché le leggi ci sono, e manca anche più sicurezza sul lavoro con dei mezzi specifici. Dopo la cerimonia all'archivio di Stato, un'altra di fronte al monumento alle vittime sui luoghi di lavoro. Stamani abbiamo fatto questo momento di riflessione, di preghiera, di testimonianze, di ricordo di queste persone che appunto hanno perso la vita nel nostro territorio e in una struttura che è quasi impensabile, no? Come l'archivio di Stato. Ma è giusto quello che si sottolineava, che anche portare i ragazzi a fare apprendistato, a fargli fare stage per imparare diventa rischioso. Questo significa che appunto molte cose ancora sono da fare e le istituzioni devono vigilare. Non servono belle leggi, ma servono anche controlli, verifiche e presidio di questi luoghi. Il lavoro è qualcosa che rende un uomo degno perché gli permette di mantenere sé, molto spesso altre persone come familiari, figli, quindi il lavoro genera anche le prospettive di un futuro. Siamo oggi qui a onorare i caduti sul lavoro perché il lavoro e la morte dovrebbero essere due sostantivi che non viaggiano insieme. Oggi intendiamo il lavoro come un lavoro organizzato, dobbiamo tutti migliorare con leggi, norme e attenzioni affinché chi lavora possa partire dal giorno da casa e tornare la sera dai suoi affetti.